Siamo venuti a documentare una nuova giornata di Bravio e a dare fastidio a tutte le persone che attenderanno in piazza la corsa del Bravio 2019. Ma quest'anno non sono da sola perché ho trovato una paladina, una fedele compagna, un faro, una luce. È lei, Chiara! Sei pronta, per Chiara? Fedele paladina. Sei pronta, Chiara? Prontissima. Allora andiamo, ci vediamo in piazza. Dopo. Qual è il vero nome del sindaco delle Tre Berte? Ma non quello che pensi te, eh? Gennaro Savastano. Manfredi. Gennaro Manfredi. C'è una G e basta. Maria, lo conosci, è nostro, è Acquavivano, lo conosci? Lo conosco. Lo conosci? Chi è Nicola che spinge la botte? Nicola, Gio Marelli, Nicola. Mamma mia, mamma mia. Ah, Gio Marelli. E andiamo, e andiamo. Se vince la tua contrada, A, pianti la bandiera sulla torre del comune, B, spingi la botte per 20 metri, o C, la facciamo, mangi un piatto di pici in un minuto. Di pici. Pici. Ma delle tre penso i pici in un minuto. Pici in un minuto? Coraggioso, sì. Se vince il piacciono ti ricappiamo stasera, ricordatelo, eh? Ma è una domanda semplice. Non me la sento. Ha detto non me la sento, non me la sento. Quali sono le contrade che hanno vinto lo stesso numero di volte? A caso. Voltà e San Donato. No. È una coppia. Voltà e Fuggioli, a caso. Sono coppie? Sì. San Donato e Fuggioli. Aspetta, eh? Sì, sì, bravo! Ma quante ne sa Flus? Un bacio! Bravo Flus! No, aspetta! Sì, era giusto! Era giusto! Ero io che non ero preparata! Quale di queste cose accadrà entro il 2030? La vittoria di Cagnano, lo sbarco su Marte o lo sbarco di Cagnano su Marte? La terza! Secondo me la terza. La terza. Lo sbarco di Cagnano su Marte. Bravissima, era la risposta esatta. Ma lo sbarco di Cagnano su Marte. Sbarco su Marte di Cagnano. Cagnano nel 2030 sbarcherà su Marte, siamo sicuri. Però vincerà Collazzi, secondo me. Collazzi. Quando? Nel 2032. Okay. Qual è la contrada che mescolando i colori fa verde? Cagnano. Le coste. Ragazzi, quali sono le due contrade che insieme hanno vinto 18 volte? Insieme. Staia. Collazzi. Sì, ma Collazzi non ha vinto. Non lo so, io non so di Montepulciano. Cagnano e Collazzi, la so. No, Collazzi non ha mai vinto. No, Collazzi proprio non ha mai. Vabbè, Cagnano. L'hai letto nel mio quadernino? No. E Taloso. Cagnano e Costi. I giudici sono. Bravi! Sei la prima! Guarda! Bravissima! Grandissima, grandissima! Ah, le coste! Grande! Grande, grande! Qual è la contrada che mescolando i colori fa arancione? Ah, ok. È Taloso. Grande! Taloso. Grande! Grandissima! Bravo, grazie. Qual è la cosa che non è mai successa? Lo sbarco sulla luna o la vittoria di Collazzi al Bravio? Vittoria di Collazzi, direi. Ma secondo me lo sbarco sulla luna. Sì, sono convinto. Sono un astrofilo, come si può testimoniare. Purtroppo per gli amici di Collazzi non hanno mai vinto in tutta la storia del Bravio. Il Bravio 2019 si è concluso con la vittoria di Voltaia. Noi ci siamo divertiti, abbiamo intervistato un po' di persone, abbiamo scuriosato nell'attesa della corsa. Abbiamo un po' disturbato. Abbiamo disturbato e speriamo che si siano divertiti, che è stato con noi tutto il pomeriggio. E niente, ci vediamo l'anno prossimo, probabilmente al Bravio 2019.